Audio Jungle. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con WISP Sport per tutti estate, un nuovo appuntamento per parlare di sport. Come vedete non c'è la padrona di casa Incoronata Ronzitti, che tornerà a settembre con un nuovo ciclo di trasmissioni. Per queste trasmissioni estive ci sarò io, ovviamente grazie anche alla WISP Abruzzo e Molise, al coordinatore di questo ciclo di trasmissioni Alberto Carulli, ovviamente anche per la fiducia nei miei confronti. Parliamo di nuoto per questo appuntamento e lo facciamo con Raffaella Cordisco, presidente della SD Pescara Open Water. Buonasera Raffaella. Buonasera, grazie mille per l'invito. Grazie a te ovviamente per aver accettato il nostro invito per parlare di una manifestazione in particolare che ti riguarda, riguarda l'associazione che tu presiedi e che si terrà a Pescara il prossimo 7 agosto nelle acque antistanti, proprio la nave di Cascella in pieno centro. Parliamo di nuoto ma anche di tanto altro, dei risvolti di questa manifestazione, dell'importanza del valore. Allora, che cosa accadrà il 7 agosto a Pescara? Sì, esattamente. La zona di partenza è proprio quella antistante la spiaggia libera della nave di Cascella. Allora, innanzitutto che cos'è? Si chiama Nuotata Città di Pescara ed è un evento sportivo, una manifestazione sportiva che è in collaborazione con il Comune di Pescara e ringrazio anche la WISP per la loro collaborazione. E sabato 7 agosto quindi ci sarà una punzonatura dei partecipanti, quindi un perfezionamento dell'iscrizione che si può già fare online in questi giorni, che comincerà a partire dalle 7:30 del mattino, quindi di buon'ora, perché di buon'ora sarà anche la partenza della nuotata alle ore 9, che consiste in due percorrenze, 1,5 km e 3 km. Perché questo? Perché vorremmo dare un po' la possibilità a tutti, chi si è allenato meno e chi si è allenato di più, di partecipare a questa splendida manifestazione. Quindi sono delle distanze che accontentano un po' tutti. E questa manifestazione è la sesta tappa del circuito Adriatico Acque Libere, che è un circuito che nasce alcuni anni fa, nel 2016, questo per volere di Cristina De Tullio, Alessandro Trevisi, Umberto Riva, che sono tra l'altro gli organizzatori di altre importanti tappe di questo circuito, come Pineto, Giulianova, la Costa dei Trabocchi e la storica anche Ortona di Menabò, della casa editrice d'Abruzzo di Gaetano Basti. Quindi è importante il fatto anche che queste tappe vengano raccolte all'interno di un circuito, perché ci si ritrova in queste occasioni veramente piacevoli, non solo per stare insieme ma anche per condividere questa passione. La nuotata della città di Pescara non è solamente una manifestazione sportiva, perché c'è uno spazio per il sociale e c'è anche uno spazio per la cultura. Perché? Perché allora innanzitutto ci sarà anche la partecipazione di nuotatori disabili. Spesso, ecco, diciamo che gli attori coinvolti sono atleti, giovani atleti che sono iscritti ad ASD di nuoto paralimpico o di nuoto che si occupa di disabilità sensoriale, quindi sono persone che nuotano con il proprio accompagnatore e che sono perfettamente in grado di fare assolutamente queste distanze, queste anche nuotate non competitive. E perché ci tengo a far tutto questo? Non solo dal punto di vista sportivo, perché poi il nuoto in acque libere non è il nuoto in piscina, sono due sport completamente diversi, perché il nuoto in acque libere comporta... Diciamo, Raffaella, che nuotare
in mare è anche un po' più difficile, un po' più complicato rispetto alla nuotata classica in piscina, è vero? Beh sì, ci sono tantissime variabili come la corrente, il vento, tante paure, che però è anche bello prenderle, no, come sfida, superarle, cioè significa, non so, l'incontro con la medusa, no? Con il polmone di mare, con non so, un pesce, uno scoglio, un qualunque cosa che si può avvistare durante queste nuotate, però l'emozione è talmente forte ed è soprattutto bello perché poi ognuno ha la propria sfida con se stesso, no? Perché circuito adriatico acquilibre e queste nuotate, poi uno dei messaggi principali è proprio che è un nuoto per tutti, ecco, aperto a tutti, ognuno lo può vivere secondo le proprie sfide. Nello spirito proprio della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. È infatti, assolutamente, un connubio molto, molto bello. E poi perché ancora? Perché è importante anche dal punto di vista del turismo questo progetto, perché ci saranno non solo partecipanti che ovviamente sono contenti di nuotare nella propria città, quindi persone locali provenienti da Pescara, da tutte le province dell'Abruzzo, ma soprattutto da fuori regione, non so, vi posso dire alcune località come la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Campania, la Toscana addirittura, ed è importante per valorizzare veramente la nostra bellissima città, il nostro territorio. Tra l'altro Pescara quest'anno è anche bandiera blu 2021, è vero, quindi è vero. La prima edizione della nuotata è coincisa proprio con questo importante riconoscimento per l'amministrazione comunale, per tutta la nostra città. E poi se mi consentite di dire anche questo, perché è molto importante, chi altri parteciperà? Per esempio verranno per promuovere il loro scopo, il loro obiettivo, membri della FIDAS di Pescara, cioè l'associazione donatori sangue, perché è importante anche far passare questo messaggio, insomma ognuno di noi potrebbe averne bisogno per qualunque genere di motivo, e quindi si cercherà di sensibilizzare anche un po' le persone che hanno desiderio di avvicinarsi di più a questa realtà, e ringrazio anche Anna Di Carlo della FIDAS della disponibilità. Poi ci saranno per promuovere, ecco, questo mi sembra anche un aspetto molto importante perché è una realtà poco conosciuta, ci sarà il dottor Vincenzo Olivieri del Centro Studi Cetacei di Pescara, Luigi Cagnolaro di Pescara Colli, sì, che verrà a far conoscere meglio la propria realtà, perché loro si occupano da tantissimo tempo di recupero di cetacei, di tartarughe, fanno un lavoro molto silenzioso. Sì, tra l'altro sempre più spesso, Raffaella, spiaggiano sulle nostre coste, ormai sì, sono episodi che si verificano molto spesso. Assolutamente sì, io per esempio, per dire, insomma, io a novembre dell'anno scorso mi sono trovata, ma non è veramente l'unico episodio, veramente non possiamo immaginare quanti ne accadono, mi sono trovata all'altezza della spiaggia degli Hawaii con quella tartaruga giovane spiaggiata che aveva una rete intorno al collo. Ora io adesso non so quali sono le state, le cause della morte, però era una tartaruga, cioè non possiamo forse noi neanche immaginare quanto siano vicino a noi che nuotano nel nostro mare, così come i delfini. Insomma, non è difficilissimo questo incrocio, anzi poi i pescatori ne sanno qualcosa perché ne recuperano tanti e consegnano questi animali al Centro Studi Cetacei, che con le loro forze cercano di curarli quando è possibile per rimetterli poi nel loro habitat naturale. E poi c'è anche la cultura, scusate se aggiungo anche quest'altro diciamo aspetto, tassello, perché tutti i partecipanti della nuotata non competitiva avranno nel loro pacco gara un buono per avere un biglietto ridotto presso il Museo Paparella di Pescara, che custodisce una ricca collezione di maioliche di castelli dal 1500 al 1800, quindi con questo speriamo veramente di abbracciare un po' tutto e di far conoscere meglio alcune realtà che meritano davvero di essere maggiormente valorizzate. Turismo, cultura, ambiente, tutto. E com'è nata, diciamo, questa idea, Raffaella, proprio di mettere, diciamo, assieme allo sport, assieme a tanti altri valori, anche quello della cultura? Perché diciamo che è un'idea originale, non mi era mai capitato, ormai sono tanti anni che seguo manifestazioni sportive, nei pacchi gara trovare di tutto, ma non un buono per andare a visitare un museo. Eh sì, speriamo innanzitutto che sarà sfruttato dal maggior numero possibile di persone. Un po' la colpa è mia,
lo devo confessare perché io sono storica dell'arte di professione e quindi per me questo è un Pane quotidiano. ambiente, ecco, sì, poi ci tengo tanto perché è la mia città soprattutto, perché a Pescara ci sono veramente tanti musei che stanno anche nascendo negli ultimi anni, non questo che ho nominato prima perché c'è già da diverso tempo, che offrono una cultura molto varia, perché ognuno di loro, ognuno di questi luoghi custodisce qualcosa di differente dall'altro, quindi si possono fare veramente tante cose. L'importante è conoscere, così uno sa e può. Poi, Vorrei farti questa domanda che credo ti abbiano fatto anche altri. Questa è una delle tante edizioni di questo circuito, come dicevi poc'anzi, ma quanto è stato difficile, quanto è stato complicato rispetto al passato organizzare questa manifestazione in un periodo che è ancora un periodo di emergenza sanitaria? allora, per me non nascondo che è molto complesso, anche un po' dal punto di vista burocratico e anche per via di tutto ciò che comporta organizzare una manifestazione con dei partecipanti e con un piccolo pubblico, che poi sono magari ecco, amici e conoscenti dei nuotatori, in un momento in cui bisogna maggiormente fare attenzione a tantissime cose. Sì, questa è la parte, diciamo, come dire, più dolorante di tutto questo, però credo e spero di avere poi quel giorno, vedendo davanti ai miei occhi tutto, spero di essere veramente ripagata per questo grande impegno che sto mettendo io e che stanno mettendo anche poi gli altri amici dell'associazione che mi hanno per il momento affiancato, il vicepresidente Stefano Di Paolo e anche il segretario Massimo Di Pietrantonio. Prima Però parlavi di ringraziamenti di chi ha collaborato all'organizzazione di questa manifestazione, parlavi del fattivo contributo del Comune di Pescara. Io ricorderei anche gli assessori Patrizia Martelli e Nicoletta Dinisio, che con i rispettivi assessorati dello sport e della disabilità hanno dato un contributo importante per la riuscita di questo evento. certo, io allora devo dire che su questo cioè, sono stata, come dire, favorevolmente colpita perché quando io inviai il progetto all'amministrazione comunale, sono stata contattata nel giro di pochissimi giorni perché ho trovato da parte loro veramente un grandissimo entusiasmo da parte di tutti. Probabilmente perché loro, anche meglio di me, hanno potuto cogliere proprio molteplici aspetti, di questa manifestazione sportiva, come abbiamo già detto, no? Non solo sport, ma sociale, turismo, cultura, e quindi mi hanno appoggiata subito, immediatamente. Sì, certamente anche io, loro lo sanno, le ringrazio e spero se avranno modo anche quel giorno, insomma, di vederle lì presenti sul posto, insomma, sia l'assessore Martelli che l'assessore Dinisio. Siamo quasi in chiusura, Raffaella. Prima di tornare per chiudere proprio a ricordare diciamo, questa manifestazione e a dare anche qualche informazione proprio sulla nuotata città di Pescara, io ti chiedo brevissimamente di dirci due cose sull'associazione ASD Pescara Open Water che tu presiedi. Certo. Cosa fate voi con la vostra associazione? Allora, è un'associazione, una SD che è nata per gioco, proprio bracciata dopo bracciata, davvero come forse accade in tante situazioni, scherzando. Però ecco, ci siamo trovate insieme ad un gruppo di amici a condividere gli stessi desideri e poi gli stessi obiettivi, questo che è molto importante, le stesse passioni. Quindi noi l'impegno più grosso ovviamente in questo momento è dedicato completamente all'organizzazione di questa bellissima manifestazione. Continueremo ad occuparci di progetti sia dal punto di vista sociale che culturale, culturale perché e turismo anche, culturale e turismo perché organizzeremo anche dei brevi tour sia in Abruzzo che nelle regioni insomma, limitrofe per noi che possono essere le Marche, dove possiamo però unire in questi piccoli viaggi e spostamenti sia il momento dello sport, quindi la nuotata in acque libere, sia il momento culturale che magari deve seguire dopo, quindi si
unisce la visita, per esempio, ad un qualcosa che è importante di quel posto da visitare. E poi sociale, perché continueremo comunque a collaborare con queste ASD che si occupano di nuoto per disabili, seguiremo quindi anche i loro progetti. E, noi devolveremo anche parte del ricavato, delle iscrizioni proprio a queste ASD, anche al centro certo. di studi cetacei, per sostenere i loro progetti e di cui daremo ovviamente visibilità. E poi c'è anche la parte relativa alla sensibilizzazione di, guardate, non dico una cosa scontata, la plastica nel mare. Cioè dobbiamo fare veramente nostro, quindi ci impegniamo questo problema. Tanto. Se ne parla, ma veramente dobbiamo renderci conto di che cosa significa. E quindi ci occuperemo anche di progetti attraverso i contatti con le scuole o comunque attraverso tutti quelli che possono venire in contatto con noi come ASD. Benissimo, grazie. Grazie a Raffaella Cordisco, presidente della ASD Pescara Open Water. Ricordiamo, Raffaella, l'appuntamento del 7 agosto con la nuotata città di Pescara. Grazie ancora per essere intervenuta alla nostra trasmissione. È tutto per questo appuntamento con WISP Sport per Tutti Estate, che tornerà la prossima settimana. Grazie per averci seguito. Buona serata. Audio Jungle. Audio Jungle.